L'Alzheimer fa paura la perdita della propria identità, è una malattia che va a toccare la memoria. La memoria per noi esseri umani è, diciamo, struttura la nostra identità, noi siamo quello che narriamo e conosciamo di noi stessi, in fondo l'essere umano è la narrazione di sé, no? La nostra identità si fonda sui nostri ricordi, sui nostri sogni e la perdita di quello che riguarda la memoria, chi siamo, da dove siamo venuti, qual è il percorso che ci portiamo appresso. La perdita di tutto questo ci terrorizza come esseri umani. E poi l'altra cosa che fa paura è che è una malattia per cui non c'è una cura, è una malattia da cui oggi non si guarisce e quindi è la consapevolezza nel momento in cui viene fatta una diagnosi del genere di andare incontro nel tempo a qualcosa su cui non si potrà intervenire per sanare, ma con cui bisognerà conviverci fino alla fine dei propri giorni, e questo spaventa molto. Proprio una delle ultime revisioni della letteratura ci dice che uno dei fattori di rischio della malattia di Alzheimer è l'isolamento sociale. L'isolamento, diciamo, sociale crea questa mancanza di stimoli e porta allo sviluppo a livello, diciamo, della cognitività di una serie di problematiche che favoriscono, ecco, lo sviluppo della malattia di Alzheimer. E in questo senso, quindi, è molto importante la vita comunitaria, le relazioni sociali, lo stimolo della persona. Può essere fatto in vari modi, a seconda anche qui delle fasi della malattia, per cui quando la malattia è ancora in fase iniziale il paziente può permanere nell'ambiente familiare, però ci possono essere dati una serie di Questa cosa stimoli. abbiamo concluso il, come si dice, la teglia, che manderemo poi a cuocere. Ci Nelle siamo? fasi più avanzate la struttura, diciamo, il vivere in comunità può essere di stimolo e quindi continuare a dare un tessuto di relazioni che in questa malattia, insomma, è importante, sono fondamentali, quindi mantenere questi contatti, diciamo, ecco, umani, che il paziente non resti da solo, ma che ci sia appunto una rete intorno a lui, quindi la comunità è importantissima. Andiamo in montagna, ritorniamo quelli di sé. Ma che belli! Dai, Ma andiamo. questi al forno le devono.
noi qua nella struttura siamo preparati. Ecco, abbiamo delle situazioni, a volte anche noi ci troviamo un po' in difficoltà, però con gli operatori magari cambiamo anche un pochino di ruoli, gestiamo bene la situazione. Certo, in una famiglia, il familiare penso che sia, fino a un certo punto sicuramente riesci, poi credo che non ce la fai più perché la malattia va avanti, è una malattia degenerativa, e cambiano tante cose. Il familiare si dovrebbe dedicare solo a lui. Cioè, magari noi qui siamo più figure, no? E ci hanno più stimoli, è diverso. Ci hanno magari scandita la giornata, e a quell'ora facciamo quello, poi facciamo questo, poi facciamo questo. Quindi loro ci hanno la giornata piena e ci hanno persone che si dedicano a loro. Quello che a un certo punto non si riesce più a gestire a casa, io penso che sia questo. Che sia voglia. Come va? Bene. Tu come stai? Insomma, benino. Sì, benino. L'approccio è tutto. Guardarli negli occhi quando si parla, non magari che ne so, gli parlo e guardo da un'altra parte. Il tono della voce sempre pacato, tranquillizzarli, capito, con il tatto che è importantissimo, il tatto è molto importante. E il sorriso è importantissimo, gli arriva, perché vedono diciamo la mimica, e quindi anche quando diciamo il verbale e la mimica facciale che siano nella stessa direzione, no, che magari rido e dico una cosa che non è consona. Allora, signori, è pronto l'aperitivo? Ecco le pizzette, eccole qua. Allora, Iole. Con personale adeguato possono migliorare la qualità della vita del malato, dei familiari, rallentare l'evoluzione e dare dignità a queste persone. E dare supporto alle famiglie nell'affrontare una malattia che ha un impatto così pesante da tanti punti di vista, dal punto di vista emotivo, c'è tanto da fare. E io credo che la prima cosa però su cui ci dobbiamo indirizzare è proprio la formazione del personale e poi ovviamente i fondi che devono essere investiti proprio per dare supporto alle famiglie nel prendersi cura del malato. Io l'ho detto a te. Allora che vuoi? Allora, io ti ho detto tu, ma io non ti ho detto niente, mamma mia, ecco se c'era lì, io non sapevo di niente. Fatti Gesù. Antonietta, vuoi un altro? Un'altra pizzetta è buona. E poi la prepariamo una anche per... Gli approcci possono essere farmacologici sicuramente, quindi sono molto utili anche gli antidepressivi. Bisogna fare invece molta attenzione con alcune classi di farmaci che sono gli antipsicotici, perché l'obiettivo non è sedare il paziente, è aiutarlo a, diciamo così, gestire meglio il sintomo. E degli interventi che però possono essere anche non farmacologici e devono essere non farmacologici. E questi riguardano sia il supporto alla famiglia, quindi la formazione, l'educazione dei familiari, quindi spiegare che cosa succede al malato quando compaiono questi sintomi, come gestirli, come calmarlo anche verbalmente o con i gesti, con il contatto fisico. Ci fa bene, vero? Sì. Grazie. Poi grande aiuto hanno anche per esempio la musicoterapia, che ha proprio un'azione che dagli ultimi studi che ci sono nella letteratura calmante sull'ansia e quindi c'è tutto un approccio che non è un'unica strategia, ma è un intervento appunto multidisciplinare. La musicoterapia è una
una terapia relazionale, cioè va proprio a braccetto con la relazione. E utilizzando come mezzo la musica, quindi per il terapeuta la musica è un mezzo per arrivare al mondo interno, quello sommerso della persona, e allo stesso tempo definire questa terapia, questa relazione, come un prendersi cura della persona. Mi metto a piangere perché mica sono una bambina. Come scopo ovviamente è quello di aprire dei canali di comunicazione che siano diversi appunto da quelli della parola, e questi canali di comunicazione attraverso la musica riescono a trovare un'efficacia sorprendente, perché le abilità musicali sono preservate fino alla fine. Questo proprio per stimolare quelle capacità che possono essere ancora utilizzate, ad esempio funzioni motorie, funzioni cognitive, funzioni verbali, anche l'affettività, lo stesso canale emotivo. Come strategia, diciamo, più efficace si utilizza il repertorio canoro, perché attraverso l'utilizzo delle canzoni e quindi del repertorio che fa parte del vissuto della persona, si scaturisce una reminiscenza dei ricordi. È come se la persona riattualizza dei ricordi piacevoli attraverso quel tipo di melodia a cui era legato affettivamente nel suo vissuto passato. Quindi lo scopo del mio lavoro è quello di ricostruire la storia sonoro-musicale dell'individuo. Ovviamente mi è capitato nel corso della mia esperienza di osservare delle persone che riuscivano a livello corporeo a sentire la musica e cominciare a muoversi con naturalezza, mentre mezz'ora prima magari erano seduti su una sedia, bloccati a guardare la televisione ma senza ricollegare quello che poteva succedere. Mezz'ora dopo, attraverso il processo terapeutico musicale, riuscivano a muoversi fluidamente in un setting in cui c'era movimento e quindi c'era una naturalezza nel movimento. L'attività che svolgiamo con alcuni degli ospiti della struttura, della residenza Alzheimer, non ti scordar di me, è un'attività che ha come finalità quella di ripristinare la comunicazione e il rapporto fra le persone, anche dove sembra che questo rapporto sia interrotto, e questo viene fatto attraverso la condivisione di emozioni. Sì. Ma quello che è niente, lo scontrino della... Questo è perché io non butto niente, perché penso che non si debba buttare niente. Se mai. Perché gli alberi non vanno tagliati per produrre la carta. Cioè si devono risparmiare... Brava. Bambolotti come stanno?
bene. Bambolotti stanno bene. Eh certo, perché se ci pensa lei stanno bene per forza. La verità è questa. Allora, il paese suo è Novasco, no? No, no. Com'è il paese suo? Non Novasco. Cosa? Il suo paese di nascita. Da dove vieni? Dove sei nata, Carla? Dove sei nata? Dove sono nata? Nicorvo. Nicorvo. Miseria, me l'ho scordato. Emozioni che possono essere il sorriso, possono essere il pianto, la rabbia, la gioia, e chi più ne ha più ne metta, la condivisione in gruppo e la discussione, ove possibile, in gruppo di queste emozioni, cosicché ogni componente non si senta solo, ma si senta parte di un gruppo. E il gruppo riconosca ogni componente come parte di sé. I dolori? Dolori, quelli ce l'ho tutti sempre. Però te vedo un po' più tonico. Te vedo più sorridente, questa è una cosa buona. È la malattia che le sta distruggendo. Però l'importante è che ti rimanga lo spirito è importante tanto quanto il corpo. Fernando, sai che l'altra sera ho incontrato tuo nipote? Quello con i capelli lunghi, il chitarrista, no? Non c'hai l'apparecchio? Mi senti, Fernando? Allora? Buongiorno. In ginocchio, Fabri. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato perché ritornerò. Allora, Giù, come stai? Ma come lo ci stai pensando un pochetto? Lo dici dopo? No, va bene così. Già il sorriso, tu sai quando mi sorridi per me. L'obiettivo è la realizzazione di uno spettacolo teatrale, ma quello che è più importante è riaffermare la centralità della persona con tutta la sua risorsa e capacità umana, al di là di ciò che appare, al di là magari della nostra difficoltà di capire o di entrare in contatto. E penso che si aprono degli scenari veramente toccanti. Il nome della compagnia è L'orchestra che ha perduto i suoni e il titolo dello spettacolo è Si può, che penso che è un qualcosa di assolutamente bellissimo. Benvenuti, l'orchestra che ha perso i suoni è lieta di presentarvi. Si può. La situazione è una situazione drammatica, purtroppo, nel senso che le famiglie dei malati di Alzheimer sono ancora oggi troppo lasciate sole, che non hanno un supporto dal punto di vista delle strutture sanitarie, né per quanto riguarda, diciamo, servizi individuali, quindi ad esempio delle terapie cognitive a domicilio, e quindi spesso sono costrette a ricorrere all'aiuto privato, e lì dove molto spesso non c'è la disponibilità economica di poter fare questo, il malato è lasciato a se stesso, quindi non usufruisce di terapie. Il centro diurno è un servizio che potrebbe essere molto utile perché garantisce del personale formato e un tipo di intervento appunto di tipo riabilitativo, sia come fisioterapia, come terapia cognitivo-comportamentale, come terapia occupazionale, quindi una serie di stimoli, non ultimo quello che abbiamo detto della socializzazione, che avrebbero un peso importante per il malato, quindi nel rallentare l'evoluzione della malattia, e per la famiglia. Brava! Guarda che bella! Bellissima! Alle persone con demenza. Il senso della dignità di ognuno di noi dipende anche dallo sguardo dell'altro. È in quello sguardo che vedo se è ancora possibile essere amato, è nel modo in cui mi parlano, si prendono cura di me, mi toccano, che verifico se faccio ancora parte del mondo dei vivi.
Quindi quando io ho proposto all'Associazione Alzheimer Orvieto un progetto specifico, è stato accolto e il presidente mi ha messo in contatto con la struttura Non ti scordar di me e da lì è partito un progetto di 6 mesi, subito con un carattere di studio e di ricerca, perché giustamente era la prima, io credo che il mio lavoro di sciazzo con gli Alzheimer è stato uno dei primi e comunque ce ne siano pochi in Italia di questo tipo di esperienza. Quindi abbiamo fatto dal 2015 che abbiamo iniziato fino al lockdown praticamente, e per me è stata occasione poi di fare uno studio specifico. Ho fatto una ricerca qualitativa e quantitativa per la mia tesi di laurea, dove abbiamo proprio evidenziato i risultati, perché noi, io facevo sia uno studio di osservazione prima e dopo il trattamento e anche raccoglievo dati, quindi pressione sanguigna, battito cardiaco e saturazione, e quindi si è proprio visto anche da un punto di vista oggettivo il miglioramento dello stato della persona. Lo sciazzo è una disciplina olistica fondata sul tocco, ha origini antiche nella medicina tradizionale cinese. La tecnica proprio è digitopressione. Chiaramente la pressione va personalizzata, cioè non si può fare la stessa pressione uguale per tutti. Quindi è l'operatore che, in base alla sua professionalità, alla sua percezione, alla sua capacità, deve adattare il proprio lavoro alla persona con cui sta lavorando. Quindi lo sciazzo è una disciplina che è adatta a tutti. Si può fare ai neonati, alle donne in gravidanza, ai malati oncologici in fase terminale e agli Alzheimer. L'importante è l'operatore. Cioè non è la tecnica che non funziona, non è mai la tecnica che non funziona, è l'operatore, la sua sensibilità e la sua professionalità. Cioè io quello che ho potuto sperimentare è che questa tecnica permette una comunicazione profonda con queste persone e permette a queste persone di comunicare. Quindi c'è uno scambio importantissimo che in questa malattia è praticamente impossibile, no? Se la comunicazione si fonda sul verbale. Quindi a me piacerebbe molto aiutare i familiari, ho creato un laboratorio per aiutare i familiari a mettere in pratica queste poche tecniche che però sono fondamentali, perché favoriscono l'attitudine della persona ad entrare in comunicazione con l'altro attraverso il tocco. E quindi secondo me sarebbe bello, molto importante poter insegnare queste tecniche. 2, 3, 4, su, 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 5, poi, diciamo che la fisioterapia in generale serve, è chiaro. Allora uno pensa, dice, si lavora sul motorio. È il motorio però che stimola i circuiti che arrivano alla stimolazione poi cognitiva. Si lavora in sinergia con tanti aspetti di noi, sensoriale, cognitivo, motorio, quindi nel movimento, nel contatto, nello sguardo, nell'intraprendere qualche attività particolare, che può essere anche passiva. Comunque il contatto, il movimento di per sé stimola tante cose. Poi naturalmente durante l'attività, durante il lavoro si parla con l'ospite, anche se l'ospite non parla. Ci si parla, si racconta quello com'è la giornata, se c'è il sole, quello che succede attorno, anche piccole cose, arriva tutto, perché il canale emotivo rimane sempre aperto. Vai. Sicuramente la comunicazione è il primo blocco grosso, no? E lì bisogna capire dov'è la strada per entrare, come dicevo, il canale emotivo, perché la persona
andando avanti con la malattia chiaramente non parla più. Anche la mimica facciale diminuisce fino a scomparire. A volte rimangono questi occhi così vigili che si girano, però anche quelli comunicano. Quindi attraverso questo canale riusciamo a entrare. Questa può essere la difficoltà, diciamo, d'approccio, però bisogna, ecco, mettere tanto del nostro lavoro.